novembre, giorno dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate, celebra il valore dell'unione dei territori e dei popoli che con il Risorgimento hanno dato origine all'Italia. In questa importante giornata in cui onoriamo le Forze Armate, protagoniste nella Prima Guerra Mondiale del compimento del disegno risorgimentale, rivolgo il più commosso pensiero a quanti hanno sacrificato la propria vita per la patria lungo il tormentato percorso che ha permesso l'edificazione della Repubblica, di uno Stato finalmente unito e libero. Le Forze Armate hanno saputo corrispondere all'emergenza sanitaria senza risparmio di energie, con il proprio personale altamente specializzato, medici, infermieri, mezzi e strutture mediche, nonché con la intensificazione dei contributi alla sicurezza della convivenza civile nell'ambito dell'operazione Strade Sicure per il controllo delle aree più a rischio. Il prefetto ha fatto appello anche lui al tema dell'unità, non soltanto italiana ma anche delle istituzioni. E ho molto apprezzato anche il messaggio del Ministro della Difesa, che ha ricordato come le forze armate sono di fatto il baluardo non solo dei nostri confini ma anche dei nostri costumi, della nostra società. Quindi per fare una cerimonia come questa senza pubblico, in ogni caso noi dobbiamo ricordare a noi stessi ma a tutti che l'unità d'Italia è il nostro momento più importante, e ce lo dobbiamo ricordare proprio oggi che sul tema della diffusione del virus dobbiamo avere unità, non soltanto istituzionale ma anche tra le persone, e quindi ricordare tutti che è un momento difficile, è un momento particolare, ma è un momento dal quale si può uscire soltanto se stiamo uniti e facciamo tutti le stesse cose che ci ricordiamo tutti i giorni ma che qualcuno talvolta si dimentica. Alza bandiera!